Ciao ragazze e ragazzi, commentiamo C'è posta per te. Parliamo della storia di Raffaella. Raffaella vuole riallacciare di nuovo il rapporto con il padre Vincenzo. Vincenzo si allontana dalla figlia a causa della nuova compagna Graziella, per cui ha lasciato la moglie. Raffaella successivamente lo cerca, lo invita al suo matrimonio, ma lui non va e non va nemmeno alla nascita di sua nipote. La figlia Raffaella vuole poter rifrequentare il padre senza la presenza costante di Graziella. Ma da quando nella vita del padre c'è la sua compagna, Vincenzo si allontana dalla figlia. Raffaella vuol poter prendere anche un solo caffè con il suo papà e pensa che questo rifiuto sia colpa di Graziella. Maria vuol far ragionare l'uomo, che in questi anni si è perso anche l'affetto della nipote, di cui non sa nemmeno il nome e l'età, e invita Vincenzo a prendere una decisione. Io ho creato una famiglia. Non è che li ho esclusi, questa esclusione è partita da loro, replica il padre. Raffaella pensa che sia colpa di Graziella, la compagna a influenzare il padre, ma Graziella si discolpa e dichiara che è disposta a mettersi da parte pur di vedere padre e figlia riappacificati. Il pubblico l'applaude per la sua decisione. Ma adesso è il momento che Vincenzo parli e dica qualcosa, visto che fin d'ora ha parlato solo lei. E Vincenzo finalmente parla. Se lei mi promette che non ci saranno parole contro Graziella e altri, potrei decidere di rivederla. Poi Vincenzo accetta di rivederla anche da solo, ma è Graziella a tirarsi indietro. Con me si è comportata male. Quindi per me è no. E colpo di scena, dopo aver sentito che incontrerà la figlia da solo perché Gabriella lascerà lo studio, Vincenzo cambia idea e alla domanda di Maria lui risponde di chiudere la busta. Ragazzi, questo per me non è un padre. Come si può rifiutare una figlia in questo modo? Questo è non aver per niente carattere. Non so se definirlo un povero uomo, visto che dipende ed è succube completamente della compagna Graziella. A voi i commenti, scatenatevi ragazzi. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!